Oggi proviamo un prodotto per bimbi, ma siamo sicuri che sia solo per bimbi? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi proviamo un prodotto stabilo e precisamente questi pennarelloni VD3 in 1. Sono dei pennarelli molto grandi che hanno diverse funzioni. Scopriamoli insieme sul piano da lavoro. Ed eccoci sul piano da lavoro per conoscere più da vicino i nostri VD3 in 1. Sono 18 matite colorate, ma matite che sono adatte proprio per i bimbi. Allora, queste matite promettono, innanzitutto vi dico cosa promettono, poi vediamo cosa mantengono. Un divertimento a 360 gradi perché può essere usato su quasi ogni confezione. Il vetro, la ceramica, la gomma, la lavagna, il CD, il legno, ovviamente carta e cartoncino. Poi sono lavabilissimi, quindi anche per i genitori potete andare lisci, fateli usare i vostri bimbi. È matita colorata, quindi un pastello, un colore a cera e un acquerello 3 in 1, perché il colore, come vedete, è acquerellabile, corredato in confezione del pennellino. Quindi un'impugnatura larga, una mina 8 volte più grande dei comuni colori, permettono al vostro bambino di innanzitutto impugnarlo con la massima disinvoltura e soprattutto danno stabilità alla mina, che se anche cade, batte, non si rompe in mille pezzettini come i normali colori. Allora, proviamo questi bellissimi colori. La confezione quindi si presenta in cartoncino, è così, ed è a mo' di valigetta che poi si richiude una volta aperta attraverso questi mezzi perni in carta che si inseriscono negli appositi tagli per contenerli, quindi rimane sempre chiusa. Nel momento del lavoro, tra l'altro, la confezione di cartoncino viene esclusa totalmente perché la vaschetta contenitiva dei colori si estrae e il vano portavaschetta va messo da parte. Guardiamo i colori: un argento, un oro, un bianco, un rosa carne, un rosa porcellino, un violetto, un rosso, un arancio, un giallo, un verde più scuro, un turchese, un azzurro, un blu scuro, un viola, un marrone e un nero. Ora noi cosa andremo a valutare di questi colori? Innanzitutto come colorano, quindi il grado di pigmentazione e la facilità di stesura del colore, l'acquerellatura, e poi voglio mostrarvi un modo per fare brillare di ulteriore bellezza questi colori, e anche un modo per rendere la colorazione talmente bella da renderla adatta anche agli adulti. La matita è, vedete, grande così, questa è la mia mano. L'impugnatura, devo dire, è abbastanza comoda, è come pugnare un pastello grosso. Cominciamo subito a vedere la gamma colori. Ho qui una carta di scarsa qualità perché io provo i colori e devono cantare da soli, non devono essere aiutati con carta e quant'altro, e faccio il mio famoso quadratino. Allora, liscio liscio, molto più liscio di un colore a cera qualunque, vedete, una texture molto molto liscia e molto coprente sia l'oro. Faccio faccio un mezzo quadratino che adesso acquerellerò, e poi più in basso qui ne faccio un altro perché voglio farvi vedere una cosa. Allora, voilà, vado con l'oro. L'argento è molto bello, non è un grigio, è proprio un argento. Vado con l'oro. Anche lui non è un giallo e non è un ocra, è proprio dorato, è pieno di pagliuzze dorate ed è bellissimo questo oro. Faccio una mezza, sono curiosa di vedere come acquerella, un mezzo quadratino anche qua, e poi qua ne faccio un altro per farvi vedere qualcosa dopo. E il colore è proprio bello. Il bianco lo proverò in seguito sul nero, è inutile provarlo qui. Il rosa bello coprente anch'esso, vedete che non lascia assolutamente spazio all'interno. La carta è un po' ruvida, non è liscissima, eppure copre tutti i buchini, tutti, e sono tutti belli coprenti e belli compatti. Fin qui per i bambini direi che sono veramente ottimi.
non faccio fatica, e poi subito dopo sono asciutti, non rimangono, perché sembrano quasi cremosi, no? E invece sono proprio belli. Bellissimi, tutti dei colori belli pieni, non ce n'è stato uno che abbia tradito il passaggio, nessuno fa intravedere il foglio sotto, sono belli pieni, belli pastosi. Ora però vi faccio vedere come dare l'effetto acquerellato a questi colori e soprattutto un piccolo trucco per farli rendere ancora più brillanti. Ecco qua il pennellino appena bagnato, è un pennellino in pelo sintetico, veramente veramente carino, non è uno di quei pennellini sfigati e scarsi che di solito ci sono nelle confezioni di colori, quindi anche questo va segnalato, un buon pennellino da acquerello, naturalmente in setola sintetica. Mentre ci sono, vi dico anche dell'altro pezzo di cui è corredato il la scatolina. Allora, io ho visto un temperino con un buco così grosso, ho subito pensato che mio figlio, la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata questa, e infatti ho voluto provare non con poca paura, e con grande grande sorpresa e grande grande ammirazione mi sono accorta che se faccio questa cosa non mi taglio, perché, e l'azienda questo non me l'aveva neanche detto, c'è una sorta di sicura, vedete com'è fatto dentro, è come se questa parte verde avesse una stanghetta che entra anche dentro, che viene spinta fuori solamente dal legno del, guardate come si alza, tac, del pastello quando lo andiamo a temperare. Quindi ora io non lo voglio temperare perché è un peccato, è nuovo, però vedete anche la cura per i nostri figli, un'azienda seria bada anche a queste cose, che non ci rimettano le dita giocando con il temperino, perché i bambini questo lo faranno, bambini questo non si fa. E adesso acquarelliamo, e naturalmente vado prima sul blu perché è la mia fissa, se si acquerella il blu si acquerella tutto, e ragazzi miei si acquerella, e come si acquerella bene, perché non perde intensità, diciamo che il blu potete proprio lavorarlo, tirarlo giù bene, ma guardate che bella acquerellatura che dà, proprio proprio bello. Continuiamo con gli altri colori, vediamo un po'. Io non sto usando neanche una carta d'acquerello, e la performance è davvero davvero bella, bella bella, mi piacciono. Ovviamente per avere le mezze tinte, per avere i toni intermedi, potete miscelarli anche insieme, li accostate, quindi li miscelate, potete anche sovrapporli. Guardate che bello il nero, ma che meraviglia, ma che meraviglia, sono contentissima della resa di questi prodotti, stupendi, guardate, li miscelo anche un po' insieme, che meraviglia, che meraviglia. E poi tutti molto ben miscelabili, tutti belli pieni come colori, stupendi, belli belli. Questa pozzangherina di colore che ho fatto, questa macchietta, potrei tirarla veramente a lungo, eh? Bellissimi. E ora la curiosità, il dorato, vediamo come sfuma. Ah, ecco, sì, rimane dorato, anche nello sfumato, queste pearlescenze gli rimangono. Bello un acquerello dorato. E voilà, è anche argentato, certo perde l'intensità ovviamente, non so che senso abbia tanto un acquerello argentato, ma può fungere anche. Però proviamo anche il bianco, e lo proviamo ovviamente su un foglio nero. Ecco qui la sua bella campitura bianca, ce la fa anche lui, e adesso facciamo anche il pezzettino per acquerellarlo. E voilà, e ce la fa, signori e signori, per degli effetti sconvolgenti. Pensate quante cose si possono fare così, con un bel acquerello bianco. Bello, bello, bello. Ce la fa benissimo. Ora vi faccio vedere
Questi come li faccio diventare? Prendo uno strumento che tutti abbiamo in casa, tada, il phon, e finito il disegno, mettiamo il caso che noi avessimo disegnato qualche cosa, se vogliamo far diventare ancora più vividi i colori, ci basterà fare questo. Guardate. In pratica la parte grassa, la cera, rinviene buttando appunto fuori quella che è la lucidità, che automaticamente lucida perfettamente il colore, facendolo diventare ancora più luminoso e ancora più così sheer, molto molto bello. Quindi per gli adulti, se dopo aver colorato vogliono fare questo passaggio, verrebbero come verniciati i lavori, quindi molto molto belli. Poi naturalmente lasciateli asciugare perfettamente, ma anche così a secco i colori sono brillantissimi. Vi faccio vedere, insomma, potete vedere, ecco qua, i due rossi, quello passato, quello nel naturale e quello passato col phon, e in mezzo qui l'acquerello. Molto belli questi colori, anche se riscaldate il piano con il foglio, se riscaldate il piano di disegno con il phon, per esempio, fate questo, voilà, lo dico per i grandi, e poi passate il colore scivolerà giù molto molto più grasso, molto molto più ricco, diventerebbe quasi come dei pastello ad olio molto sottili, meno grassi dei pastelli a olio, ma molto più ricchi dei colori a cera. Bellissimi, bellissimi questi colori, ve li consiglio, sì, a chi li consiglio? A grandi e a piccini. A sorpresa, un prodotto venduto per i bambini, posso consigliarlo anche per i grandi, per l'effetto bellissimo che hanno da acquerellato, per la matericità stupenda e la compattezza che hanno usati al naturale come dei pastelli, e per la luminescenza che acquisiscono passati a caldo. Sono fantastici, mi piacciono tantissimo, e sono anche belli perché se un giorno usciste con vostro figlio e voleste fare una passeggiata creativa dipingendo quella, potreste portare solo un tipo di colori per tutta la famiglia. Pensate anche a questo, è un modo, un trade union, padre figlio, madre figlia, insomma, le solite mie romanticherie, perdonatemele, però io sono così, chi segue le recensioni di Arte per Te penso le segua anche per tutti questi risvolti pseudo affettivi e familiari che io do al colore, perché il colore è la mia vita. Quindi quando ne trovo uno che mi piace ricondurlo anche ai miei effetti. Sicura che Gabriele taglierà tutto questo papello, non mi rimane che lasciarvi alla foto, e noi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Colori Stabilo Woody 3 in 1, voto 10. Visto che belli, visto che versatili, e ragazzi, io vi dico che non sono affatto solo per piccoli. Se volete fare qualcosa di diverso, qualcosa anche su tela, potete provare. Riscaldandoli questi colori acquisiscono una matericità molto particolare, molto importante per quello che è lo sviluppo della creatività anche degli adulti. Se ve li consiglio, sì, mi sono piaciuti un sacco. Ringrazio la Stabilo per avermeli inviati. Questo non è un video in collaborazione con la Stabilo, nel senso che la Stabilo non mi paga, ma sicuramente mi ha inviato il prodotto per farmelo provare, poi ho deciso di metterlo in video perché è un bel prodotto. Quindi se volete fare un regalo che non costi tanti soldi, ma che faccia felice un bimbo e anche un genitore creativo, pensate a questi Woody 3 in 1 della Stabilo, una grande marca che pensa anche ai nostri bimbini. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, disegnatemi un bel pollice in su e poi coloratelo tutto, dopodiché condividete il video sulle vostre pagine Facebook, e io vi aspetto sempre su 2x1k e su Ombretta, i miei altri due canali YouTube, vi aspetto anche su tutte le mie pagine Facebook relative ai vari canali, e naturalmente vi aspetto anche su Instagram, cercate Arte per Te. Bene, basta cianciare, noi ci diamo sempre appuntamento qui per il prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, un bacione, alla prossima, ciao!